Allora, Serie C quest'anno inizia il 3 di settembre, correttamente aspettiamo il Consiglio di Stato del 29 di agosto, ci è sembrato giusto farlo, e quindi partiremo il 3 di settembre. Lunedì sarà convocato il Consiglio Direttivo che definirà i gironi, tre gironi ovviamente della Serie C, e verrà fatto il calendario che rilasceremo nel pomeriggio, quindi il pomeriggio di lunedì ci saranno anche i calendari della stagione. È una stagione ovviamente per noi molto importante, ce l'aspettiamo molto bella. Soprattutto abbiamo una gran voglia che sto pallone riprenda un po' a rotolare, perché credo che le persone poi alla fine, i tifosi, vogliano questo, che come dire, torni a parlare il campo, la passione, perché sono estati sempre un pochino tormentate, un po' tribolate. Siamo l'unico paese in cui le promozioni e le retrocessioni a volte si decidono ad agosto e non a giugno come negli altri paesi. Credo che questo sia una cosa che non ci fa brillare. Under 23, l'Atalanta Under 23 si aggiunge alla Juventus, ovvero le seconde squadre. Questa è una strada importante da seguire e implementare. Sì, è molto importante, era 5 anni che non succedeva, nel senso che l'ultima volta, l'unica volta era stata la Juventus nel 2018 a entrare nella Serie C, oggi entra l'Atalanta, quindi una società molto seria, una società molto importante. Credo che sia nell'idea di sistema una cosa importante, perché insieme bisogna ragionare. In questo fatemi dire un grazie ovviamente ai miei club, perché hanno dato una disponibilità ad accogliere, ad accettare una realtà che veniva, diciamo, da un'altra categoria come era la Serie A, e quindi secondo me è una cosa che va apprezzata, va rimarcata e va sottolineata. Quindi ci sarà l'Atalanta Under 23, ci saranno soprattutto un messaggio verso i giovani. La C è il campionato dei giovani, sempre più deve essere il campionato dei giovani. Guardavo un po' di dati del report calcio di queste ore, siamo nettamente il campionato con più giovani e soprattutto giovani italiani, ma non dobbiamo fermarci, non dobbiamo accontentarci, sempre di più ne dobbiamo avere. Credo che sia nell'interesse del nostro movimento, insomma, spesso ci lamentiamo che il movimento italiano non funziona, che i ragazzi, ecco, è uno sforzo che poi va messo nell'atto pratico e i nostri club lo stanno facendo in maniera benemerita. Ecco, parlato di retrocessioni, promozioni a tavolino, siti nei tribunali, c'è una ricetta per evitare che queste lunghe sfiancanti estati calde? No, è chiaro che il tema dei repescaggi è un tema molto delicato, su questo si è espresso il Presidente federale, quindi non aggiungo nulla alle sue considerazioni, che secondo me sono in larga parte ovviamente anche condivisibili, però bisogna capire il modo in cui si procede e come ci si arriva a questo progetto. Un'altra riflessione che faccio ovviamente riguarda il tema dell'impiantistica, un tema molto delicato in un paese che purtroppo storicamente ha dei grandi problemi con l'impiantistica. Se non erro, credo che l'età media dei nostri impianti ancora oggi in Serie A abbia più di mezzo secolo. Questo per dire che se ce l'ha là quella difficoltà, immaginatevi scendendo in altre categorie quanti sono i problemi. Siamo un paese che spesso fa fatica anche a costruire 1 chilometro di strada, quindi fare impianti nuovi è molto molto difficile. È chiaro che quando il criterio diventa anche infrastrutturale, e questo porta alla luce quello che è, come dire, un problema del sistema italiano, e su questo talvolta, e lo capisco quando me lo dicono i presidenti, per loro è difficile, per i presidenti, fare questo, perché mentre per il tuo, cioè per la parte amministrativa, per la parte finanziaria, per la parte economica rispondi totalmente di quello che fai, per la parte impiantistica subentrano tantissimi altri soggetti che non governi spesso.